Allora Giovanni, che cosa ha rappresentato il cinema per Pantelleria negli anni? Ma il cinema è sempre stato un modo per riunire le famiglie e soprattutto perché è nato come sala parrocchiale, quindi ai tempi non c'era la televisione, qui ricordo che non si vedeva neanche la Rai, per cui la gente se voleva vedere un film, voleva emozionarsi, aveva bisogno della necessità di venire al cinema. Senti, quando è nato questo cinema, Cinema San Gaetano? Allora, è stato costruito intorno al 59-60, il 60 è entrato in funzione, però il parroco che precedentemente ha costruito questa sala aveva già in mente il cinema, per cui lui si era procurato un vecchio magazzino dove praticamente con un gruppo elettrogeno, perché allora ricordo che non c'era l'elettricità, con un gruppo elettrogeno praticamente proiettava in questo vecchio magazzino e d'estate lo faceva all'aperto. Siete dagli anni 60, questa è l'unica sala che c'è sull'isola, da qui si riversano tutte le persone delle varie contrade a venire a vedere film qui. Quanti posti a sedere fa questo cinema e come funziona durante l'inverno e durante l'estate? Sì, 238 posti a sedere la nostra sala, durante l'inverno proiettiamo il sabato, la domenica e il lunedì, mentre durante l'estate dal 15 di luglio fino al 15 settembre ininterrottamente tutti i giorni. Ogni 4 giorni cambiamo film e diciamo che riproponiamo durante la stagione estiva i film che hanno fatto maggiore incasso durante l'inverno più qualche film nuovo. Senti, cosa è successo col tramonto della pellicola? La storia del cinema che scompare la pellicola e si è dovuto deporre al digitale, raccontami cosa è successo. Ahimè, è successo che la figura dell'operatore cinematografico è stata sminuita, in quanto praticamente adesso la professionalità e il lavoro manuale che metteva l'operatore sulla pellicola 35 mm è venuto a mancare, mentre sotto l'aspetto del passaggio digitale abbiamo sofferto molto, rischiando la chiusura del locale perché l'investimento economico per adeguare la sala alla nuova tecnologia era molto alto e per cui abbiamo avuto la necessità di rivolgerci a dei sostenitori del progetto che sono stati Panteschi, che si sono mossi grazie attraverso lo stimolo di Don Vincenzo e Don Salvatore, i quali praticamente si sono fatti portavoce del problema e siamo riusciti praticamente a reperire dei fondi, ma non solo tra i Panteschi, anche tra i turisti residenti non sull'isola, nonché poi il grande contributo che ci ha dato Armani. Senti, da questo cinema sono passati registi, attori? Sì, sono passati degli attori, io ricordo con piacere Ornella Muti, ricordo Luca Zingaretti e poi abbiamo avuto anche come ospiti Lucio Dalla, Giorgio Armani, diciamo diverse persone, diversi attori, registi, cantanti. E tra i registi ricordo anche Luca Guadagnino, che praticamente è il regista che ultimo ha girato il film qua sull'isola di Pantelleria. Senti, cosa succedeva negli anni 70? Venivano le famiglie a vedere il cinema? Sì, ricordo perfettamente che la domenica si usciva da casa, tutte le famiglie uscivano e gli uomini spesso si fermavano al bar e qui fuori praticamente a giocare a carte, a bere birra, mentre le donne con i bambini andavano a messa. Poi all'uscita della messa era un ritrovo per tutti all'interno della sala cinematografica a vedere i film dell'epoca. Senti, che emozione dà il cinema per uno che ci lavora? Ma l'emozione è vedere innanzitutto la sala piena, perché quello ti dà soddisfazione sia per il fatto del lavoro che tu fai, la ricompensa per il lavoro che fai, e poi capisci anche quanta gente è interessata al cinema. Tu preferisci la pellicola o il digitale? Io sono sempre per la pellicola, sono sempre per la tradizione. Perché? Perché mi dava più soddisfazione, sentivo anche il mio lavoro, lo sentivo ricompensato da quello che facevo e soddisfazione.